Ok, ragazzi, dovremmo essere online. Abbiamo già Giacomo che è pronto e disponibile, oggi siamo perfetti. Se ci date anche un feedback, chiedo anche dalla regia se si sente tutto. Ottimo, mi dicono di sì. Intanto, bentrovati a tutti e faccio una brevissima introduzione come quella che abbiamo fatto ieri e che ha fatto Gian Domenico 2 giorni fa. Ricordo solo per ricordare a tutti che le dirette saranno poi sul nostro canale YouTube, che è nuovo, diciamo, e sul nostro canale Facebook. Quindi sarà disponibile anche vederle in differita, ok? Quindi rimarranno sui nostri canali anche per dare la possibilità a chi non può seguirci in diretta di poterle visionare. Quindi facciamo entrare subito Giacomo, così non sbagliamo. Eccoci. Buonasera, bentrovati a tutti. Ciao, Grazie dell'invito. senti bene? Vedi bene? Io sento e vedo tutto bene. Buono, Siamo perfetto. Ottimo. Stai bene tu? Sì, spero anche tu che te la stia Sì. godendo in questo momento di pausa forzata. Un pochino forzato. Allora, Giacomo, guarda, noi ci siamo lasciati con alcune domande. In realtà abbiamo fatto una discussione, tra l'altro estremamente interessante, e ci sono stati dei feedback molto, molto positivi, quindi ti ringrazio da parte, penso, di tutti coloro che ci hanno seguito, ma anche da parte nostra sicuramente. E io volevo farti questa proposta. Secondo me può essere una buona idea partire da qualche domanda che ci era stata fatta magari a fine intervista, e per poi magari portare all'attenzione qualche concetto proprio in questi termini a chi ci sta ascoltando. Ma prima, secondo me, si potrebbe fare un'introduzione perché non tutti ci hanno seguito, perché sai, le dirette su Instagram scappano dopo 24 ore, quindi nessuno le può vedere. Quindi secondo me può essere partire dalla base, fare una piccola introduzione su quello che è l'effetto placebo e l'effetto nocebo. Cosa sono e poi, come ti avevo chiesto a suo tempo, che cosa non sono, per non confonderci, ecco. Va bene, intanto buonasera a tutti. Io sono Giacomo Rossettini, sono un collega fisioterapista, mi occupo di riabilitazione muscoloscheletrica da una decina d'anni e nel corso del mio percorso formativo ho avuto l'opportunità di poter svolgere un dottorato di ricerca proprio su questo tema che per me è caro, che è l'effetto placebo, nocebo e il ruolo dei fattori di contesto. Chiaramente sul tema del placebo e del nocebo se ne sente dire diverse visioni, si sente parlare in maniera differente da diversi punti di vista. Quello che bisogna fare è capire in sintesi che cos'è, partendo da un chiaro presupposto. Le moderne neuroscienze ci hanno offerto un contributo importante per arrivare ad una definizione più specifica di effetto placebo-nocebo. Mentre un tempo questi concetti, soprattutto nell'ambito medico, erano assimilati ad un elemento di negatività, a una terapia finta, a un qualcosa che inganna il paziente, attualmente le moderne neuroscienze ci suggeriscono che gli effetti placebo-nocebo sono degli effetti ineliminabili, che sono sempre presenti all'interno di una terapia e che sono dipendenti dall'utilizzo del contesto sanitario che ruota attorno alla somministrazione della terapia. Ti faccio alcuni esempi. Le parole che il terapeuta dice, come si veste il terapeuta, come agisce, le aspettative del paziente, il suo punto di vista, le sue credenze, le sue attitudini, le componenti verbali e non verbali della relazione, ma anche gli elementi del setting ambientale, pensiamo ai punti luce piuttosto che all'organizzazione proprio spaziale del lettino dove è disposta la scrivania. Tutti questi elementi che costituiscono quella che Balint nel 1955 aveva definito come atmosfera della terapia, sono in grado di modulare l'esito clinico e quindi l'outcome. Se noi utilizziamo in maniera positiva questi elementi, siamo in grado di indurre nel paziente quelli che chiamiamo effetti placebo. Se invece noi utilizziamo in maniera o inconsapevole o negativa questi effetti, rischiamo di indurre nel paziente un utilizzo negativo del contesto e quindi degli effetti di tipo nocebico. Questo diciamo come inquadramento. Ci distanziamo dalla visione che era presente nel passato e come vi dicevo era ingannevole, era negativa, perché? Perché un tempo per placebo si intendeva una terapia finta. Ad esempio, una pillola con l'assenza di principio attivo al suo interno
con dello zucchero, con della farina, con qualcosa di completamente inerte che veniva dato al paziente in maniera inconscia, inconsapevole, per andare a creargli un beneficio potenziale. Bene, questa visione è stata smontata nel tempo e sempre più si parla, quando si fa riferimento al placebo e al nocebo, agli effetti del contesto sanitario. Una volta che abbiamo definito che cos'è il placebo, che cos'è il nocebo e il ruolo del contesto che è in grado di andare a stimolarlo, dobbiamo necessariamente andare a definire che cosa non sono gli effetti placebo e nocebo e quindi andare a definire quelli che vengono identificati come potenziali confondenti. Ce ne sono di diversi tipi, ti faccio alcuni esempi. C'è la storia naturale, la regressione verso la media, l'effetto Hawthorne, ci sono i cointerventi, i bias di giudizio del clinico e del paziente. Ne analizziamo qualcuno, se hai piacere, anche per un dettaglio. Allora, guarda, per quanto concerne la storia naturale, viene anche definita come remissione spontanea, cioè quando noi si tratta una patologia, pensiamo ad esempio al raffreddore, che è l'esempio più tipico. C'è una storia naturale di quel disturbo che è di 7-10 giorni. Cosa succede? Che il paziente intorno al terzo o quarto giorno comincia ad avere una sintomatologia presente e quindi ricerca nei farmaci o in qualsiasi altro tipo di terapia un potenziale beneficio. Cosa succede? Che su questa fantomatica curva che descrive un apice intorno al quarto o quinto giorno, il paziente inizia ad assumere dei farmaci, dei principi attivi e inizia a stare meglio e va ad associare il miglioramento all'aver preso quella determinata sostanza. In realtà questo è non corretto, in quanto il paziente migliora per la storia naturale del disturbo stesso. Questo è un esempio. Un altro esempio classico che si fa è quello dell'effetto Hawthorne, cioè quell'effetto che vede un potenziale miglioramento da parte del paziente semplicemente legato al fatto di essere preso in carico da un professionista sanitario, cioè di sentirsi sotto attenzione e sotto cura da parte dell'operatore sanitario, sia esso nell'ambito fisioterapico dal fisioterapista, ma nell'ambito più sanitario generale può essere un medico, l'infermiera, il logopedista, quindi tutte le professioni sanitarie. Un terzo esempio che ci tocca nella quotidianità è il tema dei cointerventi. Sostanzialmente cosa sono? Sono tutti quei fenomeni che avvengono ogni qualvolta noi ci segue un paziente che magari sta facendo una concomitante terapia. Pensiamo ad esempio ad una terapia che può avvenire durante una presentazione sciatagica. Il paziente sta venendo a fare delle fisioterapie e concomitantemente ha una copertura cortisonica, magari data dal medico o dallo specialista. E il paziente, grazie a questa cura, sta migliorando. L'errore qual è? Associare il miglioramento esclusivamente al percorso fisioterapico, quando in realtà c'è una commistione di effetti che va a sommarsi a potenziare il risultato terapeutico. Questi sono tre esempi che mi viene da... Sei stato chiaro, anzi è probabilmente essenziale conoscerli, quantomeno anche conoscere la storia naturale dei disturbi che noi trattiamo, proprio per cercare di discernere, o quantomeno non associare a qualcosa che in realtà non è quello che ha agito, no? E conoscere la storia naturale quindi risulta anche importante. Anche gli altri due aspetti che hai detto, sicuramente sì. E, a questo riguardo, io riprenderei, tu mi hai detto che i fattori di contesto sono è qualcosa che, su cui noi non possiamo venire meno a questa cosa. Quindi, noi abbiamo tre momenti nobili nella nostra presa in carico del paziente, che è il colloquio, la fase anamnestica, la fase di valutazione, la fase di trattamento e di rivalutazione. E un collega ci aveva chiesto, e quindi ti rifaccio la domanda, aveva chiesto a posteriori questa cosa, il peso dei fattori di contesto, essendoci fondamentalmente sempre, ma cambiando il momento quindi in cui noi abbiamo il paziente in carico, si modifica o rimane uguale? Quindi forse questo era il chiarimento più sentito. Ma sai, la domanda è ottima ed è molto pertinente da una prospettiva clinica. Quello che posso dirvi è che ognuno semina, raccoglie anzi quello che semina. Quindi sostanzialmente è vero che noi possiamo didatticamente scomporre i momenti del nostro agire, anamnesi, esame obiettivo e prescrizione ed esecuzione della terapia. Ma in realtà sappiamo che ci sono fortemente interconnessi, quindi il contesto pesa sempre in tutti e tre. Chiaramente se io inizio bene nella fase anamnestica,
pongo le basi affinché la componente contestuale che ho seminato possa essere raccolta e sfruttata ulteriormente anche nelle successive fasi di esame obiettivo e poi di prescrizione e somministrazione della terapia. Chiaro è che se vado a seminare male all'inizio, quindi non utilizzo correttamente il contesto, non sfrutto in maniera adeguata l'elemento psicosociale della terapia, ma magari in maniera inconscia o involontaria creo effetti negativi, nocevici, nelle fasi successive potrò essere un bravissimo diagnosta, quindi riuscire a fare un ottimo ragionamento clinico e eseguire magari perfettamente il test di esecuzione valutativo, oppure erogare l'atto terapeutico in maniera specifica, pensiamo a una manipolazione, ad esempio articolare. Però si rischia che la percezione finale della competenza e della professionalità venga meno perché non si riesce ad utilizzare in maniera corretta il contesto che vi si associa durante tutte le singole fasi. È chiaro, è chiaro. Ecco, allora, quando poi nel titolo della tua pubblicazione tu inviti tutti i colleghi a cercare di potenziare l'effetto placebo e minimizzare l'effetto nocebo, ma insisti tanto sul cercare di eliminare questo effetto nocebo, no? Quindi se cerchiamo di disseminare bene già dall'inizio è meglio. Perché è così importante ridurre il più possibile l'effetto nocebo? Ma guarda, l'effetto nocebo è la controparte negativa del placebo, no? Molto si sente parlare di placebo, ma sempre nel tempo è stato poco affrontato il tema del nocebo, che in realtà da un punto di vista clinico è un elemento fondamentale. Ti do almeno due buoni motivi. Il primo è sostanzialmente più, se vuoi, filosofico, cioè la prima, anche da un punto di vista etico, la prima cosa da non fare nel nostro paziente è non nuocere, quindi utilizzare il contesto in maniera consapevole e coscienziosa ci permette di impedire, ad esempio con le parole, con le nostre credenze, con le nostre attitudini, di creare un potenziale danno nel paziente, magari instillandogli delle credenze, delle visioni che non sono corrette per il suo disturbo. Quindi questo è un primo motivo. Poi un secondo motivo clinico che possiamo riscontrare nella quotidianità, sostanzialmente vuole che andare ad creare degli effetti nocebo sia dannoso perché ci mette nelle condizioni di grossa difficoltà per eliminarli in successivo momento. Cioè nel momento in cui io creo un nocebo, mi ci vuole davvero molto, molta, molta difficoltà a cancellare quell'effetto negativo che ho indotto. Mentre per creare un effetto placebo, magari se seguo un paziente, 3-4 sedute, ho necessità di seminare costantemente aspetti contestuali positivi per creare un buon rapporto terapeutico, perché il paziente si fidi, perché il paziente accolga la mia terapia al meglio, la specificità che posso dare. Mi basta un solo episodio negativo nocebico per far sì che quel rapporto venga meno e che si creino le condizioni affinché il paziente o non migliori oppure decida di cambiare ambulatorio, magari affidarsi ad altri professionisti e purtroppo spesso anche non di tipo sanitario. Certo, quindi diciamo che è molto facile compromettere quindi l'alleanza terapeutica col paziente, poi è altrettanto difficile poi ricomporla. Questo esatto. È il significato. Ok, perfetto. Esatto. Ottimo. Ma a questo proposito ti voglio chiedere che cosa sicuramente tu non fai, perché l'altra volta io ti ho chiesto, Giacomo, ora in soldoni dammi un tuo flash e mi dici: questa è la prima cosa, Valerio, che io sicuramente faccio con il mio paziente. Invece io vorrei sapere, la prima cosa che ti viene in mente che sicuramente non fai, anche in funzione di tentare il più possibile di evitare l'instaurarsi di un effetto nocebo, qual è la prima cosa che ti viene in mente, o le prime due cose che ti vengono in mente che mi dici: ok, queste, Valerio, io ti dico, a queste cose stai assolutamente attento. Guarda, per me i fondamentali sono legati al primo momento, il primo impatto che ho con il paziente. Fondamentale è evitare di depersonalizzare la terapia, quindi sicuramente non faccio il non chiamarlo per nome, cioè cerco di chiamarlo per nome chiaramente, evito di correre il rischio di spersonalizzare la cura, di rendere un paziente un numero.
Questo è il primo elemento. E la seconda cosa che non faccio è evitare il contatto visivo col paziente, anzi lo cerco fin da subito questo contatto per creare un maggior rapporto immediato con il paziente. Quindi questi sono i due elementi. Queste sono le prime due cose che non fai. Esatto. D'accordo. Che e... se vuoi guardare sono, chiamo il paziente per nome, lo guardo il viso. Chiaro. E invece questo mi è venuto in mente, voleva essere la mia seconda domanda, invece abbiamo parlato poi di altro. E l'ultima volta che ci siamo parlati, io ho appreso un concetto che è questo, poi correggimi se sbaglio, e mi hai detto, Valerio, a priori dire a un paziente che ha un'ernia del disco o utilizzare una terminologia, ecco, chiamiamola così, specifica che può spaventare o non conosciuta al paziente, non è scorretto, però bisogna saperla esporre, bisogna saperla contestualizzare e quindi la domanda è, non è un problema, come si fa? Ma ne abbiamo parlato e discusso molto di questo argomento assieme. Sì. Sicuramente la parola di per sé è neutra. Noi la chiamiamo ernia del disco, potrebbe essere tendinopatia, potrebbe essere artrosi, cioè la parola di per sé è neutra. L'utilizzo che il professionista sanitario ne fa gli permette di dare una connotazione positiva o negativa a seconda di come viene erogata con il paziente che ha di fronte durante la seduta riabilitativa. Quindi sostanzialmente dire al paziente hai un'ernia potrebbe creare una condizione nocebica nella misura in cui non vado a spiegare che cos'è l'ernia. Cioè io dico al paziente hai l'ernia, gli sto appiccicando addosso un'etichetta diagnostica lasciandolo nella completa inconsapevolezza e un paziente di fronte ad un'assenza di informazioni che cosa fa? Va a cercare risposte. Purtroppo queste risposte spesso le trova nel web, dove non sempre si affida a fonti evidence-based o di riconosciuta valenza scientifica, quindi con il rischio di andare ad amplificare un'idea scorretta che perpetuerà nel tempo. Quindi la cosa fondamentale è utilizzare la parola che denota un tecnicismo sanitario, cioè ci ulteriormente agli occhi del paziente fa presente la nostra professionalità, la nostra competenza di operatori sanitari. Però è fondamentale associare una spiegazione che sarà coerente con il quadro del paziente e che quindi gli permetterà di capire e di ridimensionare l'eventuale problema. Quindi, ripeto, la parola di per sé è neutra, l'utilizzo coscienzioso che facciamo alla luce delle migliori acquisizioni scientifiche attuali, che ci permette di dare un valore umano e professionale con il paziente. Perfetto, quindi possiamo, usiamole, ma spieghiamo a sto paziente che cosa effettivamente è, che cosa è, che cosa, e contestualizziamola a lui. Insomma, quindi non è... fondamentale. Ok, perfetto. E una domanda che ci fa un collega, secondo me, è molto interessante, e dovresti vederla, e ti chiede Giacomo, com'è possibile minimizzare il potenziale effetto nocebico se si lavora in un contesto di fisioterapia domiciliare, dove quindi non è possibile sfruttare le potenzialità del contesto del proprio studio, del proprio centro? Sì, grazie per la domanda Gianmarco, che è veramente una domanda che tocca la nostra operatività quotidiana, e rispondo subito dicendo che il contesto è dato da 5 variabili. Abbiamo le caratteristiche del clinico, le caratteristiche del paziente, le caratteristiche della relazione paziente-terapeuta, le caratteristiche dell'ambiente circostante e le caratteristiche del trattamento. Nel momento in cui noi siamo nella casa del paziente, quindi a domicilio, eventualmente perdiamo il dominio del setting del professionista, ma gli altri 4 domini rimangono presenti. Quindi, come posso evitare il nocebo, il potenziale placebo? Devo fare una valutazione al netto della possibilità che ho in quel momento lì, dicendo su 5 variabili me ne posso giocare 4. Andrò a potenziare in maniera consapevole e coscienziosa 4 variabili su 5 per poter ottimizzare il mio risultato terapeutico. Ottimo. E invece la domanda che ci fa un altro collega, Giacomo, è questa. Nicolò ti chiede, le conoscenze in ambito riabilitativo di un medico ortopedico fisiatra, quanto spesso sono nocebo piuttosto che placebo? Perché capita spesso di trovarsi in situazioni in cui le indicazioni mediche
potessero essere contro, diciamo, non così evidence-based, la faccio un pochino più breve, e quindi bisogna anche comunicare al paziente, no? In questo senso. Sì. Anche una situazione di conflitto, magari, penso si possa anche alludere, magari questa così l'ho interpretata io. Scusami. Grazie Nicolò della domanda. Sicuramente può capitare di doversi scontrare con delle situazioni cliniche in cui le informazioni che arrivano da utenti terzi, magari altri professionisti sanitari, siano diverse rispetto alle informazioni presenti in letteratura. Chiaramente il paziente arriva con un'informazione in quel momento nel setting fisioterapico. Noi possiamo cogliere fin da subito, misurando con una sorta di termometro le conoscenze e le consapevolezze del paziente riguardo una determinata tematica, e poi possiamo scegliere due strade. Possiamo da una parte decidere unilateralmente di smontare nel qui ed ora le credenze del paziente, portandolo verso la nostra posizione. Un'altra posizione invece è quella di poter negoziare in corso d'opera, durante le diverse sedute fisioterapiche, questi concetti, queste visioni che il paziente ha, o proprie o inserite da altri professionisti sanitari, per progressivamente rimodularle, cambiarle, integrarle, renderle sempre più vicine ad una verità scientifica. Quindi l'obiettivo finale è cambiare un'eventuale visione scorretta, però la modalità per farla può essere molteplice, o immediata o graduale, non ce n'è una meglio dell'altra. Il singolo caso va valutato per avere un migliore risultato terapeutico. Chiaro è che se un paziente si fida di me e viene, scusate, da tante sedute, sarà più facile avere questo effetto immediato. Se un paziente viene in una prima visita, avrò necessità di costruire una fiducia. Il paziente necessiterà di avere una visione del professionista per poter cambiare un proprio mindset, un proprio approccio mentale verso un determinato disturbo e una determinata credenza. Ottimo. Ti ringrazio anch'io, perché in realtà non te l'avrei fatta come domanda, ma è una cosa che adesso che l'ha fatta il collega, è una cosa che avrei voluto sapere anch'io. Io faccio invece un passo indietro su una questione che avevamo aperto, ma poi non avevamo, insomma, per via delle domande abbiamo preferito che ci fossero delle domande, e avevo iniziato il discorso in maniera un po' provocatoria e dicendo il placebo in effetti è evidence-based, no? E nel senso, la domanda è, spesso noi, riprendendo anche come quello che avevi detto tu, aprendo un pochino il discorso, ci eravamo detti, a volte ci scontriamo con qualcuno che sostiene che in realtà questo non lo sia, in realtà noi sappiamo che il placebo ha delle prove scientifiche che intanto ne dimostrano l'esistenza, quello ci mancherebbe. E in questo senso, cioè dare un valore scientifico al placebo, a me piacerebbe sapere cosa pensi di questo aspetto qui. Sicuramente gli effetti placebo, gli effetti nocebo sono evidence-based. Ci sono dei filoni di ricerca specifici che non sono nati ieri, ma veramente da più di qualche decade si stanno interrogando sugli effetti clinici e gli effetti psiconeuroimmunoendocrinologici che hanno questi effetti. Quindi sostanziano da un punto di vista scientifico il reale effetto di queste situazioni legate al contesto. Questa è il primo elemento. Il secondo elemento è che gli effetti placebo e nocebo non sono dei sostituti a delle terapie di comprovata evidenza scientifica. Non si tratta di ingannare il paziente, bensì di erogare la miglior terapia esistente nel panorama scientifico internazionale, arricchendola con le componenti contestuali al fine di promuovere situazioni placebiche, evitando situazioni nocebiche negative. Quindi non si tratta di faccio qualcosa di scarso valore scientifico, faccio il meglio che esiste in letteratura, ma lo arricchisco con il contesto, certo, in maniera da sfruttarne gli effetti benefici ai fini di un recupero più ottimale per il paziente. Chiaro. Così è chiaro, grazie Giacomo. Questa era una cosa anche un po' personale. E una domanda di un collega che ci chiede, e invece sull'outfit di un fisioterapista ha importanza? Sì, è un'ottima domanda, questa di Francesco. E
L'outfit del fisioterapista è una variabile all'interno del dominio, del contesto, che si chiama caratteristiche del clinico. Chiaramente è una variabile tra molte, anch'essa ha un ruolo e anch'essa ha un peso. Quello che noi sappiamo ad oggi è che il professionista sanitario che si presenti con la divisa o con il camice ha un impatto più di percezione di professionalità e di maggior soddisfazione da parte del paziente, maggiore rispetto al professionista che si presenta ad esempio in jeans o in abito casual. Questi sono i dati che riguardano i fisioterapisti, ma possiamo estenderli all'infermiere, al medico. Questi sono i dati pubblicati. Chiaramente il peso c'è, non bisogna fermarsi sul singolo dettaglio, non bisogna confondere il dito con la luna, in quanto, come vi dicevo, è una singola variabile all'interno di un dominio più grande che rappresenta uno dei cinque elementi del contesto. E prima hai citato le credenze e un collega ci fa una domanda proprio su questo, è più legato probabilmente alle credenze del paziente su altre tipologie di terapie. Può essere un input per un effetto placebo? E poi si interrompe la domanda, anche a te Giacomo? Sì, anch'io non vedo il proseguo della domanda. Okay. In ogni caso proviamo a dare una risposta. Allora, sì. La credenza del paziente può riguardare una terapia, il recupero, il raggiungimento di un determinato outcome, quindi ci sono diverse sfumature delle credenze e di conseguenza delle aspettative che si vengono a generare. Chiaramente quello che dobbiamo fare come clinici è andare a registrare queste specifiche credenze nel paziente e capire se sono adattative o disadattative per il suo recupero. Questo è il primo elemento da fare, sempre con questo ideale termometro, è capire il grado di coerenza di queste idee che il paziente ha, per capire se queste idee vanno a remare a favore o contro il risultato terapeutico, indipendentemente dal contenuto della credenza stessa, che possiamo tenerla come regola più generale. Quindi fondamentale, ripeto, è andare a sondare, a misurare. Ecco perché è doveroso essere coscienziosi e consapevoli di che cosa misurare e di come misurarlo in termini di contesto, altrimenti rischiamo di lasciare sfumate e non, se volete, tacite alcune informazioni importanti che il paziente ci potrebbe dare e che poi vanno ad impattare sull'esito clinico finale. Ottimo. Penso, nonostante si sia interrotta la domanda, io penso che il collega che tu gli abbia risposto. E io invece mi allaccio a questa cosa qui, Giacomo, per chiedere un parere a te. Io, cioè, può capitare spesso che questa tipologia di pazienti a cui si riferiva il collega entrino in studio e abbiano, diciamo, una propria diagnosi. Ci sono, diciamo, quei pazienti che hanno già la propria diagnosi fatta, un'autodiagnosi, un'autoprognosi, e sanno esattamente quello che devono ricevere. Allora, scontrarsi in prima battuta con il paziente, probabilmente alla luce di quello che mi hai detto prima in maniera netta e perentoria, forse non è il caso. Però come posso, secondo te, negoziare col paziente questo aspetto? Perché magari io voglio fare un'altra cosa o voglio proporre qualcos'altro, o semplicemente la penso diversamente da lui. Una considerazione, ecco. Sì, io ti posso dire quello che anche poi è un'attitudine professionale. Nel momento in cui il paziente arriva con una visione diversa dalla nostra, noi possiamo, come vi dicevo prima, cambiarla nel qui ed ora, quindi immediatamente, oppure scegliere di negoziare in corso d'opera. Nel momento in cui io decido di cambiare nel qui ed ora una visione del paziente, devo dimostrare immediatamente un risultato clinico con una strategia diversa magari da quella che il paziente si aspetta. Faccio un esempio: se il paziente vuole la terapia manuale e il terapeuta sa che invece dovrebbe erogare l'esercizio, può scegliere di erogare l'esercizio, ma deve dimostrarmi nel qui ed ora che cambiano i sintomi, altrimenti va a disconfermare un'aspettativa che il paziente si era creato. Nell'altro caso può decidere di negoziarlo in corso d'opera e quindi fare uno step successivo. Okay. In base, quindi, il modus potrebbe essere questo. Sicuramente nelle condizioni gravi in cui il paziente, perpetuando la sua aspettativa, potrebbe andare incontro ad un esito clinico grave, ma faccio riferimento agli esempi
che ci suggeriscono anche le linee guida internazionali sulla red flags, cioè se noi abbiamo un paziente che ha un deficit di forza, una perdita di sensibilità, una perdita di riflessi a seguito di una radicolopatia, magari partenza cervicale o lombare, andare ad erogare una terapia potenzialmente dannosa, e metteteci quello che volete dentro, una manipolazione, una mobilizzazione, un esercizio, un qualsiasi strategia che in quel momento creerebbe un danno, è assurdo e non è professionale, non è etico. Bisogna riconoscere la situazione e a quel punto lì sì, è fondamentale andare a scontrarsi con il paziente in maniera con la finalità di riuscire a stimolare un cambiamento e garantirgli un risultato clinico efficace, altrimenti il paziente rischierebbe di stare peggio. Certo, quindi un pochino c'è anche la questione della priorità, quindi diamo anche una priorità, se la priorità lo richiede, allora possiamo permetterci di scontrarci con il paziente. In caso contrario... Dimmi, scusami. Sì, sostanzialmente potremmo riassumerla in queste parole qui. Cioè, noi percorriamo una strada fatta di due binari, che sono paralleli. Da una parte abbiamo il che cosa facciamo sul paziente, dall'altra abbiamo il come lo facciamo. Il che cosa facciamo l'abbiamo continuamente fatto, lo stiamo facendo fino a un paziente fa. Si tratta di essere professionisti e rispondere alla migliore evidenza scientifica disponibile. Quindi tutte le informazioni di ragionamento clinico, meccanismi di sensibilizzazione del dolore, di eventuali presenze o assenze di red flags, noi le dobbiamo escludere, dobbiamo svolgere il nostro ragionamento clinico per identificare il problema e poi scegliere la strategia terapeutica migliore. E questo rispondere alla domanda del che cosa devo fare. Si tratta parallelamente di chiedersi anche come fare le cose che abbiamo scelto di percorrere e quindi come utilizzare il contesto in maniera più appropriata, ma l'utilizzo del contesto è una variabile che fortemente integra con la nostra professionalità, ma non la va a sostituire. Non la va a sostituire. Dobbiamo essere professionisti che si adoperano alla base delle migliori evidenze scientifiche integrando con il contesto. Perfetto. Grazie Giacomo, scusami se ho portato via un pochino di tempo alla diretta, ma questa era una cosa che secondo me può essere anche utile, perché comunque è una cosa che capita spesso, quindi in clinica può succedere. E ti faccio vedere una domanda di un altro collega che ti chiede, vista la rilevanza degli effetti contestuali sull'esito clinico, qual è il peso che oggi rivestono i valori e le preferenze del paziente rispetto agli altri due pilastri dell'evidence-based practice? Sì, grazie anche per la domanda di Andrea. Sicuramente noi sappiamo che l'evidence-based practice è un tripode sostanzialmente che si appoggia sull'evidenza esterna, sulla nostra esperienza di clinico e sulle aspettative e i valori del paziente. In questa triade, la situazione migliore è che questi tre elementi pesino alla stessa maniera, cioè devo basarmi sugli elementi esterni della letteratura, sulla mia esperienza di clinico coscienzioso, considerando anche le aspettative del paziente. Il rischio di andare a dare maggior peso a una di queste variabili rischia di andare a creare delle situazioni di distorsione a favore o delle credenze del paziente o dell'eccessivo e estremista utilizzo della letteratura scientifica oppure dell'eccessivo utilizzo della propria esperienza clinica, che è sempre personale e soggettiva. Quindi bisogna saper soppesare i tre elementi in maniera adeguata e utile. E volevo riporti una domanda che mi è assolutamente sfuggita, è stata una delle prime, e ci chiede un collega, non riesco a farla vedere in sovrimpressione purtroppo, non, adesso ci riprovo, però te la leggo intanto Giacomo, se così te la dico, e ti chiede quali possono essere delle... Forse gli hai già risposto. Quali possono essere alcune modalità per favorire, ecco, per evitare l'effetto nocebo durante la nostra pratica clinica quotidiana? Quindi durante il nostro lavoro col paziente, quali sono le strategie o quali sono le cose a cui stai attento per evitare gli effetti nocebo? Un po' li hai detti in realtà. Grazie per la domanda e sicuramente ne abbiamo parlato prima, ma riprendiamo alcuni concetti. Facevo l'esempio di, ad esempio, non guardare in faccia al paziente, è un elemento contestuale negativo che cerco di evitare. Guardo in faccia al paziente, lo chiamo per nome. Cerco di
parlare il linguaggio del paziente, evitando un utilizzo eccessivo di tecnicismi. Questo non significa che non utilizzo le parole tecniche del nostro vocabolario riabilitativo, ma le so soppesare e soprattutto le rendo accessibili al paziente che ho di fronte, per far sì che il messaggio passi, altrimenti il rischio è che si perdano nella stanza riabilitativa. Questi sono, ad esempio, tre episodi contestuali che posso utilizzare. Ottimo. Ti possiamo fregare 2 minuti ancora del tuo tempo e farti una domanda che secondo me è interessante. Allora, questa riesco a metterla in sovrimpressione, così la vedi anche tu. E quindi prima ti chiede, se ho capito bene, hai parlato di misurare i fattori contestuali e quanto incitano sul trattamento. C'è il modo di misurarli, oppure li riconosciamo grazie all'esperienza? Domanda interessante. Grazie alla domanda di Fabio. Allora, ad oggi la letteratura non sa darci una risposta specifica per questo, se non in alcuni domini del contesto. Per esempio, noi sappiamo che è possibile andare a misurare le aspettative del paziente riguardo una determinata terapia, riguardo ad un determinato percorso terapeutico, un determinato outcome che vogliamo raggiungere, utilizzando dei questionari. Chiaramente dobbiamo chiederci se questi questionari sono validati, adattati transculturalmente nella lingua del paese di destinazione, in questo caso l'Italia. Quindi se c'è un questionario va utilizzato in questa misura, per esempio per l'aspettativa. Esiste qualcosa in letteratura e so che è in corso di validazione, ma non è ancora pronto per il panorama italiano. Questo ad esempio è una possibilità. Un'altra possibilità invece clinica è quella di chiedere al paziente, da un punto di vista clinico, durante le fasi anamnestiche, quali sono le sue aspettative, le sue condizioni, le sue visioni, e andare poi a registrare in maniera informale durante tutto l'iter fisioterapico, nelle diverse sedute, se si evincono alcune sfumature che riguardano qualcuno dei 5 domini del contesto. Ecco che la mia raccolta diventa sistematica, in prima battuta con il questionario, in seconda battuta con il colloquio clinico e in terza battuta utilizzando tutte le informazioni che emergono con il singolo paziente durante il mio iter terapeutico quotidiano. Ottimo. Io, Giacomo, che cosa devo dire? Io ti ringrazio. Ci sono altre domande, però diciamo che siamo arrivati abbastanza, siamo abbastanza nei tempi, poco fuori. Io, Giacomo, a nome, ti ripeto, sempre penso anche di tutti i colleghi che ci seguono, visto l'interesse e le domande che ti pongono, e da parte nostra ti ringraziamo per la disponibilità. Come sempre sei anche fin troppo gentile a concederci il tuo tempo. Ok? Grazie mille dell'opportunità di parlare di questo tema che per me veramente è caro. Grazie soprattutto per le domande che sono arrivate, che stimolano sempre il dibattito scientifico e culturale. In bocca al lupo per il proseguio e buona serata a tutti. Grazie Giacomo, buona serata a te. Grazie.